Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 44esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Ragazzi, sono contentissimo di fare questa puntata perché è il 100° video che carico su YouTube, ragazzi. E volevo veramente ringraziarvi perché tutto questo è solo e soltanto merito vostro. Per i vostri mi piace, per le vostre visualizzazioni, soprattutto per i vostri commenti. E diciamo, visto che sono arrivato a questo 100° video, avete delle cose un po' da dirvi sia sul modpack sia sul mio canale di YouTube, e magari volevo consigliarvi di aspettare fino alla fine del video, così almeno posso dirvelo tranquillamente e non annoiare le povere persone che vogliono guardare questo video solo come videoguida. Allora, dopo questa brevissima introduzione, passiamo subito all'oggetto in questione di questa puntata. Allora, nelle scorse puntate abbiamo visto la parte finale dell'assembly line, quindi lo smistamento delle chest, la parte media, diciamo, dell'assembly line, che è la triplicazione dei minerali e via dicendo. Adesso vediamo la parte iniziale, siamo andati al contrario, ossia come portare i minerali dalla miniera che è giù in fondo fino allo smistamento che è in cima. Quindi dovremo fare un trasporto dei minerali in verticale. Come fare questo? Ci aiuta la Railcraft, ragazzi, perché la Railcraft ha anche dei binari che camminano in verticale, e questi binari si chiamano elevator track. Ok, qualcuno può dire, chi li usa ormai tutti i giorni può dire sì, vabbè, già lo sapevo. Ok, però molte persone non sanno come si utilizzano questi binari. Questi binari, ragazzi, sono veramente semplici da utilizzare, perché non hanno bisogno di nessuna manutenzione e soprattutto di nessuna energia, se non quella della redstone, va bene. Però l'energia della redstone sappiamo che è, tra virgolette, illimitata, quindi potremmo utilizzarlo per quanto tempo vorremo. Ok. Allora, per craftarli passiamo subito al crafting, e poi mano a mano vi spiegherò come faremo questa parte, quindi come portare i minerali da giù a su e soprattutto come li scaricheremo all'interno dell'assembly line. E come craftare gli elevator track? Allora, gli elevator track sono semplicissimi, perché dobbiamo fare l'unica cosa di nuovo che c'è sono gli advanced rail, perché abbiamo bisogno dello standard rail, che come voi ben saprete si crafta attraverso la rolling machine con 6 di ferro e ci dà 8 standard rail. Però per craftare, vabbè, la redstone, inutile che ve lo dico, l'advanced rail invece per craftarlo, vabbè, non è così tanto difficile, però necessita di un po' di minerali. Allora, standard rail ci vogliono, cioè advanced rail ci vogliono 3 standard rail, 3 di redstone, perché gli standard rail praticamente trasferiscono anche l'energia della redstone, e 3 gold ingot, 3 lingotti di oro, e ci danno anche loro 8 advanced rail, tutto sempre nella rolling machine, ragazzi, che va alimentata col vapore, ve lo ricordo, perché è della Railcraft. Quindi questi qua, diciamo, possiamo craftare gli elevator track. Benissimo, quindi per quanto riguarda del trasporto del carrello che è attaccato al tunnel bore, ma comunque anche potete utilizzarlo come una chest, quindi andare in miniera e portarvi la chest dietro e poi farla camminare fino a su, potete utilizzarla in qualsiasi maniera. Diciamo, per quanto riguarda gli elevator track ci siamo, quindi mettiamo nell'inventario. Allora, adesso ci sono degli altri problemi. Allora, innanzitutto ci serviranno, come scaricheremo la cassa, la chest, il minecart con la chest all'interno della nostra assembly line. Come facciamo? Allora, ci viene in aiuto sempre la Railcraft, perché in questa puntata utilizzeremo solo Railcraft, almeno credo. C'è uno strumento che si chiama Item Unloader. L'Item Unloader è veramente semplice, ma proprio semplice. Il crafting è veramente molto semplice. Perché? Perché ci va un detector e un dispenser. Dispenser, ovviamente, non vi, vabbè, il crafting lo sapete, dai, cobblestone, arco e redstone. Però il detector, dite, adesso ci vuole tantissimo a craftare un detector. No, ragazzi, no, ragazzi, ci sono rimasto di merda anch'io, scusate la parola, perché ci vogliono 8 cubi di legno, no? 8 tavolette e una pressure plate, ragazzi, e facciamo un detector. È veramente molto molto semplice, ragazzi. E una cosa che vi dico, adesso lo craftiamo, perché dovete stare attenti a una cosa. Prendiamo subito la pressure plate. Adesso andiamo subito, ragazzi, alla pratica, andiamo subito giù di sotto, vi faccio vedere subito, perché è una cosa abbastanza semplice da fare. Allora, craftiamo subito il detector e poi vi faccio vedere cosa dovete stare attenti. Ok, detector.
Quando lo andate a craftare, come avete visto nel crafting, è il detector sopra e il dispenser sotto e ci dà l'item loader. Fate molta attenzione perché molti nel crafting non stanno tanto attenti. Se voi fate semplicemente invertite il dispenser col detector, vi dà l'item loader, che è il contrario, che è quello che carica gli oggetti all'interno del minecart con la chest. Ok? Quindi vi ho spiegato anche una cosa nuova, ragazzi. E quindi no, ci serve l'item unloader perché lo deve scaricare all'interno di un'altra cassa. Prendiamolo, quindi molto semplice anche questo. Poi cosa ci servirà? L'item unloader non lavora da solo, ha bisogno di un binario speciale. Un binario speciale che anche lì non è molto difficile da craftare. Si chiama, vediamo un po' se me lo ricordo, rail. Ok, train boarding track. Ok, è molto semplice anche questo. Io mi sono stufato di dire sempre che è molto semplice il crafting. Comunque, ci vogliono 6 advanced rail, un wooden rail bed, che diciamo è la base per i binari, e una pestle plate e un redstone repeater. E ci farà 16 train boarding track, che sono veramente tanti, ragazzi, perché comunque potremmo utilizzarle per tante altre cose, sia per l'item unloader che per l'item loader funzionano questi qua. Quindi se vogliamo caricare qualcosa sulla cassa utilizzeremo sempre questi binari qui. Quindi craftiamo anche questi. Tac, tac, tac. Voilà. Allora, craftiamoli al volo. Anche perché non voglio stare tutta la puntata a craftare, perché voglio proprio vederlo se funziona questo esperimento, perché io, ragazzi, la maggior parte delle cose come questa non le provo, lo faccio direttamente e quindi non ho idea se funzioni. Vabbè, poi qua ci vogliono i binari normali. E poi cosa ci vogliono? Ci vogliono i classici binari booster track che servono per far andare più veloci in minecart. Anche questo qua, 6 advanced rail, un wooden rail bed e una redstone. Prendiamolo, però non so perché mi avanza una wooden qualcosa, vabbè, al limite vedremo perché ci avanza sicuramente. Ah, ecco, sì, ok, perfetto, mi sono già ricordato. È una redstone, l'hanno detto, no? Sì, vediamo un po' se era così, che non me lo ricordo già più. No, come era, al contrario. Ok, booster track, fatto. Allora, abbiamo fatto i 16 booster track, quindi questi qua sono quelli classici che ci sono in Minecraft Vanilla. Allora, adesso, ultima cosa da craftare, ragazzi, ci serve un detector track, perché il detector track è quello che dà l'impulso di redstone quando passa il carrello. Quindi è una cosa, sempre anche questo qua che c'è in Minecraft Vanilla, e ci vogliono i 6 standard rail, wooden rail bed, pressure plate e redstone. Ok, 1, 2... 3 e poi 2 leve ci serviranno per altre cose che ce le portiamo. Allora, tac, tac, redstone. Voilà, e ci siamo caricati di binari, ragazzi. Abbiamo tanti di quei binari belli colorati. Allora, voilà, abbiamo sistemato tutto quanto. Io proporrei di cominciare ad andare giù con questi due binari qui. Quindi partiamo subito. Scusate se ho fatto perdere tempo per il crafting, però ci tenevo a farveli vedere. Adesso qua devo bestemmiare per scendere, ok, no? Scendiamo giù. Allora, come vedete, ragazzi, ecco una cosa che non vi ho detto. Io qua ho già cominciato a metterne un po' per vedere se andavano bene. Gli elevator track funzionano anche come scaletta. Io qua non l'ho voluto sostituire perché poi vi spiego. Allora, scendiamo giù, quindi funziona benissimo come scaletta, quindi possiamo bloccarci anche con Shift. Perfetto, io ho messo a scavare il tunnel bore qui. Quindi mettiamo un po' di binari per portarci il carrello fino a qui. E eccomi, ragazzi, scusate, ho dovuto un attimo interrompere il video. Allora, dicevo, se vogliamo togliere anche questo binario qui e mettere un binario normale qui, non metterà il binario a 45 gradi. Questo non so il perché, una volta si poteva fare, adesso non si può fare più. Fa niente, non importa, ragazzi, va bene lo stesso perché funzionerà ugualmente. Vi farò vedere successivamente. Prendiamo gli elevator track perché dobbiamo piazzarli fino a su di sopra. Allora, andiamo. Perfetto. Facciamo attenzione a non cadere giù di sotto. Il tin. Ok, vai. Teniamo schiacciato Shift sempre per fare questo lavoro, così almeno evitiamo di cadere giù. Voilà, e siamo arrivati fino a qua sopra. È uno spazio che ho fatto
Allora, scendiamo e risaliamo. Così almeno mi ero incastrato. È uno spazio che ho fatto io per portare poi i materiali in questo spazio qui, che è praticamente la chest principale, se vi ricordate bene. Ok? Quindi, poi da qui, ragazzi, ci serviranno i binari normalissimi. Quindi, mettiamo il binario qui. Allora, no, aspettate, mi sono scordato di una cosa importante. Questi binari, ragazzi, gli elevator track vanno alimentati. Come alimentarli? Come ho detto prima, con un impulso di redstone. Quindi, mettiamo che ne so, una palletta di redstone qua. Un pezzo di cobblestone che mi piace tanto. E una leva. Tac, tac. Allora, adesso vi faccio vedere. Voilà. Aspetta. Ecco. Se li attiviamo, ragazzi, questi elevator track si accendono fino a giù di sotto. Sì, è una cosa strana, non hanno il limite di 15 binari, ma vanno fino a giù. Ok? E quindi quando sono accesi, questi binari sono in modalità tira su, tirami su. Perché? Perché servono per tirare su i minecart. Se lo spegniamo e arriva il minecart qua, il minecart può scendere tranquillamente giù, diciamo, non c'ha potenza, come se non ci avesse potenza, quindi riscende di nuovo giù. In questo caso lo teniamo acceso. Quindi, poi mettiamo i binari normali, voilà, e qua consiglierei già di mettere un booster track. Allora, booster track, mettiamoci anche qua una bella leva. Perché ci serve la leva? Perché anche qua avremo la necessità di bloccare poi dopo di bloccare, diciamo, i vagoni che scendono giù. Oh no, aspetta, non mi ricordo già più. No, qua ci va. Qua ci va una. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Qua ci va un sensore. Perfetto. Perché quando il vagone arriva, tac, dal sensore fa partire il booster e quindi la carrozza viene sparata via. Perfetto. Però invece quando torna giù, qua il vagone deve rimanere fermo. E poi vi spiegherò il perché. Anzi, ve lo spiego già adesso, si deve fermare perché quando poi dopo arriva qui, io dopo lo spingerò, io devo spegnere manualmente gli elevator track. Adesso sto facendo un sistema un po' molto, molto analogico, diciamo, a mano, perché non volevo complicarvi la vita, vi dico la verità. Se no ci sono dei sistemi che fanno tutto in automatico, però magari li possiamo fare più tardi, li possiamo anche aggiornare. Perfetto, arrivati a questo punto, ragazzi. Tanto qua non so se servirà un altro booster, al limite ce lo metteremo. Arrivati a questo punto, ragazzi, dovremo qua utilizzare l'item unloader. L'item unloader, semplicissimo da utilizzare. Allora, adesso questo qua è quello basico, ci sarà anche quello avanzato, però noi per questo caso ci servirà un item unloader che scarica tutto quello che c'è dentro la chest. Come si utilizza? Allora, saltiamo, tac. Il buco dell'item unloader deve essere rivolto verso l'alto, tanto che molte persone scavano e mettono sia la chest che l'item unloader è sottoterra. Io no, non voglio mettere sottoterra perché la chest mi serve fuori dalla terra, visto che abbiamo la assembly line qua fuori. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far salire sopra qui il minecart. Però sopra qui adesso ho sbagliato, non ci va messo questo binario qui, ma ci va messo quello speciale, il train boarding track. Ok? Quindi schiaffiamoci sopra il train boarding track, perfetto. Scendiamo, facciamo scendere qua giù il binario normale, ne basta uno solo, semplicissimo, uno solo. Perfetto, ecco, non può girare, quindi facciamo un bel buco qui, un bel buco col power tool. Ok. Perfetto. Quindi possiamo girare. E poi fa tornare indietro il nostro minecart tranquillamente. Allora, non so, ah no, qua dobbiamo fargli fare uno scambio. Perfetto, voilà. Ok, e quindi è pronto. Però attenzione, c'è un problema perché adesso non ricordo se gli diamo un segnale con una leva che non ho adesso. Vabbè, facciamo un attimo una redstone torch. Come reagisce? Perché dobbiamo vedere perfettamente dove che uscirà di nuovo, dove se ne tornerà indietro il. Ok, rimane così. No, perché?
Mi serve una leva al volo, ragazzi. Mi serve una leva al volo. Una leva al volo. Eccola qui. Perché ci servirà proprio dove, che deve, dove. Eccola qua, infatti cambia, perfetto. Quindi se adesso rompo la leva, teoricamente. Ecco, perfetto. Quindi sappiamo che il binario uscirà da questa parte qua. Quindi è un po' un casino. Perché il binario passa di lì. Perfetto, però se noi qua ci mettiamo un detector track non fa la curva, infatti, lo sapevo che c'era questo problema. Come possiamo risolverlo? Come possiamo risolverlo? So già che voi lo sta già state ridendo per questo problema, però dobbiamo risolverlo. Vediamo un po' se ci mettiamo il detector track, se va. Va qua, perfetto, va bene così, così almeno quando arriva, tac. Perfetto, ho risolto. Abbiamo risolto niente. Perfetto. Così, ragazzi, io con i binari non sono tanto bravo. Perfetto. Voilà. Perfetto, quindi il binario, quindi il Minecart quando arriva darà il segnale. Quindi facciamo una cosa. Ci abbiamo già Minecart da qualche parte, così almeno lo provavamo subito. Qui la, ogni volta che passo prendo sempre la corrente. Prendiamo un minecart al volo così almeno lo facciamo funzionare. Allora, minecart ce l'ho davanti agli occhi, non lo vedo, eccolo qui. Minecart. Praticamente non dobbiamo metterci più niente perché è già pronto. Prendiamo la crowbar perché mi servirà. Voilà, teoricamente abbiamo già concluso tutto, eh. Andiamo giù. Oh! Te mi hai stufato, ciao. Basta, niente più trappola. Allora, proviamo da qui a vedere come funziona. Il primo giro dovrebbe andare male, teoricamente. Però proviamo lo stesso. Voilà, quindi qua lo spara. Ce la fa a salire? No. Dobbiamo schiaffarci un altro booster track qua. Non cadere. Perfetto, qua ci mettiamo una bella redstone torch, tanto questo qua può rimanere sempre acceso. Perfetto. Beh. Cosa ho fatto? Ah, ho dato la redstone là sopra, ragazzi, c'è l'interruttore per accendere l'assembly line e gli ho dato un impulso di redstone. Dai, togliti. Perfetto. Voilà, mi può appostare. Tu rompiti. Perfetto, riproviamo. Non ce l'ha fatta salire. Che ha fatto? Si è inchiodato. Ma non dà l'impulso di redstone però. Perfetto, qua funziona. Però il fatto che non ha dato l'impulso di redstone. Vediamo un pochettino come risolvere. Qua dobbiamo risolvere in qualche maniera, ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Facciamo un sistema manuale. Allora, togliamo il detector rail. Mettiamo il rail normale. Qua ci mettiamo una torcia. Una leva. Perfetto. Quindi così di base arriva qui e si interrompe. Voilà. Giusto così per farvi vedere il video, ragazzi, perché so che voi già avete trovato la soluzione, ma uno quando registra non sapete com'è teso, almeno io sono un po' teso. No, va anche al contrario adesso, ma porca vacca. Sempre ci ho risolto anche questo. Perfetto. No, non ho risolto niente. Devo fare un sistema, allora, che mi interrompe. Allora, facciamo così. Vedete che ti dica. Facciamo un'altra leva. Dobbiamo fare tutto automatico con i sensori. Io adesso non ho voluto fare i sensori, come ho detto, per non complicarvi la vita, ma me la sono complicata io. Bene, allora, quindi il carrello arriva, sale su, scarica, tac, gira e si ferma. Perfetto.
Però mi sa che c'è un altro booster track qua da qualche parte. Perché sembra che non ce la faccia. Allora, vediamo un pochettino. Mettiamolo qua un altro, dai, facciamo così. Mettiamo una redstone torch qui, perfetto. Andiamo. Facciamo l'ultimo test e poi dovrebbe essere tutto ok. Vai. Perfetto, 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 perfetto. Poi dopo noi cosa faremo? Tac, cambieremo lo scambio, azioneremo questo qui e se ne va di nuovo via. Perfetto, si interrompe lì e poi se ne scende di nuovo giù. Vabbè, scendiamo qua, tac, e il carrello via. Ne scende, se sti riaccendo, ne risale su. Vedete? Spostiamoci, vediamo un po'. Perfetto! Vabbè, ce l'ho lì davanti, va bene. Scendiamolo giù, perfetto. Ok, allora, andiamo. Questo qua è interrotto, questo è acceso, possiamo scendere. Lanciamoci. Allora, andiamo giù. Così almeno stacchiamo il carrello carico di minerali dal tunnel bore. Scusate ragazzi, volevo veramente scusarmi se vi ho fatto perdere tempo, ho fatto il video un po' da nabbo, però mi ero un attimo perso. Scolleghiamo Broken, perfetto. Adesso tu vieni con me. Vieni con me. Vieni con me. Andiamo. Spingi, 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 spingi. Spingi, 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 spingi. Dai, ti sbrighi? C'è il sistema di tirarlo con la crowbar, però non sono capace. Dai, vieni. Non so se si tira col... No! Ecco, si spinge così. Vai. Vai, ecco, col tasto destro si spinge. Che bello! Vai, vai, vai. Fai la curva, sale su e io vengo con te. Dai, sbrigati, voglio arrivare prima io. Allora, sta arrivando, sta andando su, ragazzi. Quindi è andato su, adesso starà andando a scaricare sicuramente tutta la chest. Andiamo subito a vedere. Andiamo subito a vedere perché dopo si dovrebbe interrompere anche il sistema. Perché quando arriva lì poi si dovrebbe bloccare con il booster track spento. Quindi, eccolo lì, sta scaricando, ha finito di scaricare, tac, e si blocca. Quindi, qua dentro ha scaricato tutti gli ori che c'erano dentro la chest che non vi ho fatto vedere. Voilà. Possiamo lasciarlo lì per il momento perché a noi adesso non ci serve. Accendiamo l'assembly line. Ragazzi, e abbiamo il sistema. Voilà, adesso sta andando facendo andare la coble, va bene, ok, perché c'era la coble. Quindi, qua lì la sta buttando via la coble. Però, se noi mettiamo qua davanti, ad esempio, il silver. Adesso comincerà a lavorarci un po' di silver. Tac, e ci lavorerà il silver, ragazzi. È veramente molto utile come sistema. Ovviamente, ragazzi, abbiamo avuto un po' di problemi perché, come detto, è un sistema nuovo. L'ho solo pensato e non ho utilizzato neanche il mondo test perché pensavo che funzionasse al primo colpo. E va bene lo stesso. Funzionato, va bene così. Quindi adesso l'assembly line la possiamo tenere accesa. E bene, ragazzi, per quanto riguarda la guida, diciamo che sì, è andata bene, ma si è allungata di un bel po'. È conclusa e volevo darvi le notizie che vi dovevo dare. Allora, oh, che bello! Ok, sono con l'armatura, però volevo togliermela. Allora, F5 me la tolgo. Ok, allora, volevo darvi una notizia. Allora, visto che sono arrivato a questo centesimo video, volevo iniziare anche un vlog. Volevo iniziare un vlog per spiegarvi un po' di cose. Quindi inizierò questo vlog tra un paio di giorni. Niente di che, ragazzi, qualcosa ogni tanto quando vi devo dire qualcosa farò questo vlog, quindi vedete la mia bruttissima faccia. E una cosa invece importante su Minecraft. Dopo tante richieste da parte di GLaDOS che mi ha continuato a intortare queste idee in mente, finalmente mi ha convinto. Praticamente ho deciso di fare un piccolo modpack. Un piccolo modpack come la Volz, però diciamo con delle altre mod che vanno a curare le mancanze che ha la Volz. Quindi ad esempio ci sarà la wireless redstone che qua sulla Volz non c'è ed è molto utile. Ci sarà un sistema per diciamo molto più efficiente dell'assembly line per automatizzare i processi di crafting e soprattutto di storaggio, cioè di chest, diciamo di mettere
di mettere i materiali nei vari smistamenti, ecco così, scusate, non mi vengono le parole. E quindi sarà un modpack tutto nuovo. Ovviamente sarà tutto da testare. Io quello che vi chiedo è se avete qualche mancanza che avete notato in particolare in Volts, se volete commentare, date un consiglio, quindi magari se avete già un nome di una Volts da consigliare, un no, sì, un nome di una Volts, il nome di una mod da consigliare, lo potete tranquillamente commentare in queste, nei prossimi video, quando volete voi, e magari io ci do un'occhiata, se una cosa interessante la posso inserire nel modpack. Ovviamente il modpack non voglio che venga molto pesante, quindi deve essere una cosa tranquilla. Ci sarà ovviamente poi dopo l'Atomic Science 99 su 100, ci sarà anche le CBM, quindi i missili ci saranno. Sarà un modpack molto carino e soprattutto la mia teoria di modpack è che deve essere funzionale al 100%, quindi non vado a inserire una mod che crea un bug nell'altra mod. Io devo avere un modpack funzionale. Spero che questa cosa vi sia una bella notizia per voi. Metterò poi un link, non so se in questo video o nel prossimo, per la beta del modpack, perché non lo rilascio subito ufficiale. Ragazzi, come vi ho detto, deve essere tutto funzionale e farò anche un trailer, quindi magari potrete vederlo. Un'altra cosa volevo dirvi, il salvataggio. Il salvataggio di questo mondo non lo metterò più, non lo metterò più in descrizione perché sta diventando veramente troppo grande. Quindi se me lo richiedete nei commenti, allora poi dopo ve lo inserisco. E l'ultimissima cosa che volevo dirvi era il ringraziamento per questo tempo, diciamo per questi 100 video, perché in questi 100 video ci siete stati sempre voi vicino a me. Sempre voi, io non sono il classico YouTuber che dico è tutto grazie a me, no. Io ragazzi dico che il buon 80% è tutto merito vostro, perché se io non avessi avuto il vostro incentivo a fare questi video con i mi piace, ma soprattutto con i commenti, perché per me sono molto più importanti i commenti. Però ragazzi, mi piace mettetelo, perché io voglio stare in contatto con voi. Io non voglio essere la cima della montagna dove voi non potete arrivare. No, io voglio stare sempre in contatto con voi, tanto che se voi mi mandate i messaggi e commentate, io rispondo quasi sempre, a meno che non sia una cagata pazzesca, ragazzi, Ok. E quindi diciamo, mi raccomando, continuate a commentare, perché se vi commentate ovviamente vi saluto nei video e se mettete mi piace, mi fate crescere, va benissimo. Quindi grazie mille a voi, grazie tantissimo e niente, benissimo, il video è giunto a conclusione finalmente per voi, magari vi siete annoiati, e vi ringrazio ancora tantissimo, se vi è piaciuto il video non scordatevi di mettere il mi piace, se volete commentare come vi dico, come vi ripeto, vi posso salutare, in questo caso vi saluto Rebon Sun che è sempre il primo che commenta in tutti i video, Matteo Rossi, Vito il Mito e GLaDOS, te ti saluto per ultimo perché mi hai messo in mente l'idea del modpack e mi hai rovinato, adesso sto pensando soltanto alle mod. Bene, se volete iscrivetevi su Twitter, chiocciola The Mr. Tyke. Ragazzi, da Mr. Tyke è tutto e ciao a tutti!